Vieni. Ecco la tua bella razione di bistecca alla fiorentina. Voi siete a dieta punti. Ciao. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia. Coco, dove è la tua bellissima moglie? Ehi! Sei stato tu a dividere la coppia dei giaguari? Io? Ma ti sembra possibile? Sarà stato Filiberto. Filiberto! Sei stato tu a dividere i giaguari? Che dice? È stato lui. E perché? È perché Zazà ha chiesto la separazione legale per crudeltà mentale. Coco è innamorato della leonessa. Dai, non dire stupidaggine. Ma quale stupidaggine? Non vede che Filiberto si prepara a scrivere all'avvocato? Guarda, guarda. Che? Coco lo ha nominato suo legale. Ma se non è laureato? Gli mancano solo 3 anni. Io più grande cacciatore di Africa. Io fornisci tutti i zoo ai circhi di mondo. Solamente per te io faccio sempre prezzi speciali. Ah, prezzi speciali. E me lo chiami un prezzo speciale, farmi pagare una giraffa 900.000 lire. Ma bell'esemplare quel, colle lunghissime. Oh. Se tu paghi metraggio ti costare di più. No, no, Kreuzer, noi siamo amici da tanti anni. Tu mi conosci e lo sai. Io non posso pagare quello che tu mi chiedi. Ma come, tutto aumentate, trasporto, benzina, cappie. Anche mia figlia aumentata, costare di più. Con vestite e tutto il resto. Ah, tua figlia. Cioè, vabbè, comunque d'accordo su tutto. Però io un coccodrillo, 1,5 milioni, no. Ma coccodrillo e serpente sempre conviene, perché quando morti tu fai borse, scarpe, portafoglie. Giungla, visto, t'ho pulito la dentiera. La metterai domenica allo spettacolo di gala, eh? La vorresti mettere ora? Ma non è possibile, oggi è giorno feriale. Buongiorno, signorina Frida, anzi, Fräulein Guttmorgen. Ciao, Franco. Come sta, Giungla? Molto bene, io ho pulito la dentiera per domenica. Ti ricordi quando l'abbiamo portata 2 anni fa? Sì, con quegli occhi azzurri, con quel nasino all'insù. Oh. Giungla con il nasino all'insù? Ma quale giungla, signorina? Io parlo di lei, ah. Era la prima volta che la vedevo. Cara giungla, lo so che non mi hai dimenticata e anch'io non ti dimentico. Amo tanto gli animali. Grazie. Buongiorno, signorina. Oggi è più bella che mai. Grazie, Ciccio. Suo padre vuole parlarne. E dov'è? Al bar con il signor Santiago. E permette un gentile omaggio floreale. Oh. Signorina Fräulein, se permette l'omaggio floreale glielo faccio io. Sono rose coltivate che con belle. Le mie lacrime. Grazie, Franco. Sei sempre gentile. A più tardi. Mi ha trapanato. Ore uo. Senti, tu non devi smettere di farmi fare brutte figure. Va bene, perché un giorno o l'altro sai che faccio. In amore tutto è permesso. Hai visto? Giungla ha gradito il tuo omaggio alla tughesca. Vai all'inferno, tu e Giungla. Ma innamorata di te. Ti fa l'occhio di triglia. Cicciuzzo. Ma non è giusto abbandonarla così. Non ti preoccupare, si convincerà e vi sposerete. E io vi farò il compare di proboscide. E sì che la sposerà. Corriamo! La signorina Frida è caduta! Ho capito! Guarda che sta succedendo! Guarda! Signorina Frida! Piano! Che c'è? Piano! Che è successo? Niente, è caduta! Signor Kreuzer! Vostra figlia Frida! Correte! Correte! Eccola! Poverina! Frida! Frida! Mie piccole ciglia! Si è fatta male al ciglio, io ci guardo l'occhio. Gli ho dette ciglia, fiora! Chi è che ha lasciato aperta la gabbia del giaguaro? Io no! Tranquillante, sciazzi. Poverina, le faccio un massaggio. Fermo, lo faccio io. Fermi tutti e due, imbecilli! C'è un dottore qui. Non c'è bisogno del dottore, ci pensa Filiberto. Filiberto! Bravo, hai capito! Viene subito con la cassetta delle medicine! La signorina è caduta! Frida, bisogna curata! Ci pensa lui! Che male! Dottore! Come? Voi volete dire che questa scimmia presa incurata mia figlia? Filiberto sa fare tutto, anche il medico. È stato il primo assistente di Bernardo. Non ha preso la laurea per motivi razziali. Lui è peloso. Cosa detto? Ah, lo capisci solo lui, sono fratelli di latte. Ha detto che bisogna farle subito un'iniezione di coramina. Ma gliela faccio io. No, gliela faccio io. Che dice?
Mi scusi, professore. Ha detto che gliela fa lui perché è pericolosa, è un'indovinosa. Papà, ho tanta paura. Calma. Non si preoccupi, signorina. Filiberto è un grande scienziato. Lo chiamano il Leonardo da Vinci dell'iniezione. Formidabile. Potentosa. Fa attenzione. Mai visto un cosa simile? Per cortesia, un minuto di raccoglimento. Silenzio! Concentrazione. Gli infermieri della muta non lo sanno fare. È ormai fuori pericolo. È guarita. Andiamo, Filiberto. Grazie. Tuo viso è tornato colorato. Mi sento proprio bene adesso, papà. Io mo siamo, andiamo a lavoro, via. Vado. Senti, Santiago, scusa. Sì, prego. Io ho grande idea. Tu prestare a me questo meraviglioso scimpanzo. Con suo aiuto sicuramente per io molto più facile catturare tutte bestie animali. Ah, sì, sono d'accordo con te. Ma vedi, io non posso assolutamente privarmi di Filiberto. È il più bel numero dello spettacolo, è preziosissimo per me. Però, se tu mi facessi una forte riduzione sui prezzi, allora... Oh, ma io più che riduzione, io regalare a te una pantera, un ippopotamo e due zebre. È un leone. Ah, questo è impossibile. Ah. Se tu vuoi leone, niente zebre, niente ippopotamo. E allora tu niente Filiberto. Ah, maledizione. Tu vuoi sempre fare affare, tu. E io sempre fregato. Allora? Su, mettetevi d'accordo. Io vi aspetto al bar. Va bene, mia cara. Sente, Santiago, tu vuoi leone. Cioè, io follere Filiberto. Allora cerchiamo di metterci d'accordo. Un baby con soda e molto ghiaccio. Bene. Signorina Frida, come mai lei, che è la figlia di un cacciatore così importante, si è spaventata davanti a quel giaguaro? Mia cara, proprio perché sono la figlia di un cacciatore e conosco le belve. Il giaguaro è assai più pericoloso di una tigre. Eppure, che strano come ha obbedito subito a quello scimpanzé. Ah sì, Filiberto è straordinario. Già, fa il domatore, fa il dottore. Scrive a macchina. Ed è anche pittore. Quello lo ha fatto lui. Sì, Franco, lo sappiamo benissimo che è un fenomeno. Però quello che il signor Kreuzer vuole è che Filiberto vada in Africa con lui, capisci? E chi glielo dice a Filiberto? Quello è affezionato, ecco, a me. Ecco, bravo. E poi c'è anche il problema del linguaggio. Solo Franco riesce a parlare con lui. Sì. Ah, Javol, ma questo non è un ostacolo. Franco viene con noi. Io ho bisogno di aiuto. È vero, Franco, ci potresti andare anche tu in Africa. E sua figlia in Africa ci viene. Ma certamente mia figlia Frida viene sempre, stare sempre con me. Allora accetto subito. Sì. Vado a fare i biglietti. Vado a fare i biglietti. Prepara valigia che partiamo subito, eh? Andiamo. Ah, averti anche Filiberto, eh? Andiamo, va, andiamo. Filiberto! Allora, per il leone. Facciamo Filiberto, leone. Vieni fuori! Prepara le valigie, si va in Africa! Freduccia bella, Freduccia cara, andiamo in Africa da marce nel Sahara, nel Sahara, nel Sahara, inizieremo la carriera del baciar. Si parte? Certo che si parte. Bravo. Ma i carcerati mica li fanno uscire. Scusami, ma chi è carcerato? Tu. Io. Perché in galera ti ci mando io, mandando in protesto questa. E la cambiale di 14 milioni che mi hai firmato e che io con magnanima generosità non ho messo all'incasso. Ma poiché in bianco la posso incassare quando voglio. Tu sei un farabutto e lo sai che quei soldi non me li hai prestati. Ah, sì. Me li hai vinto al gioco perché sei un barone, lo sai. Beh, effettivamente mio padre era un nobile. No, non era un nobile, tu lo sai a cosa mi riferisco. Un grosso bar, un barone, un rubacchione. E con questo? Tu mi devi spiegare cosa vuoi ancora da me. Parla! È semplicissimo. Basta che tu dica al signor Kreuzer che non puoi partire né tu né Filiberto se non ci sono anch'io. Questo mai! Perché io non sono un vigliacco, non dirò mai una cosa del genere al signor Kreuzer. Piuttosto insisterò a giocare con te. Altri 14 milioni o 28 milioni o niente. Entra, ti sfido. Preparo le carte. Sì, prepara le carte. Prepara le carte! Dove sei? Filiberto, aspetta! Le carte sono pronte! Eccomi a te. Sono stanco, non ce la faccio più. E io, che mi sto schiantando, sotto il mio è il tuo carico.
Non ti lamentare. Hai voluto giocare, hai perso. Mi devi 28 milioni. Anzi, dovresti ringraziarmi se ti pago come portatore personale, scalando dal debito. Ma potresti portare qualcosa anche tu? No. Questo è buono posto per accampare. Carovana! All! Presto, scaricare il portatore, radunare materiale, portare coperte, accendere il fuoco, cucinare mancine. Presto, Schnell, Schnell, non perdiamo tempo. Questa notte stare qui, presto, non dormente. Io fiste molte belle scimmie. Buone se Filibert fare catturare subito. Bisogna chiamare Franco. Non c'è bisogno. E chi parlare con scimmie? Io? Filiberto obbedisce anche me. Per me buone queste. Basta che io catturare scimmie, andare. Bene. Filiberto, fai bene attenzione. Ora farai tutto quello che ti dice zio Ciccio. Oh. Vedi quelle scimmie? Ti ordino di farle entrare in quella gabbia. Vai! Ich kann nicht verstehen, was sagt. Das ist ja blöd. Ich hab nicht gesagt. Ich will nicht sagen. Dove vai? Ti ordino di fermarti! Bravo, Filiberto. Prendimi il cappello. Accende la luce. Che figura! Non si preoccupi, signorina Frida, ci penseremo bravo, noi. Bravo, Franco, molto bene, gli auguro. Arrivederci. Bene. Andiamo, Filiberto. Dammi la manina. Andiamo. Ah, prega, foi, vieni, Frida. Preparare tutta gabbia. Mettere all'ombra munizioni senza fare tanta confusione. Schnell, schnell, presto, presto, muovetevi. Vedi quelle scimmie lassù? Vai, corri, digli di scendere e di entrare in gabbia. So! Filiberto, via le scimmie che gli regaliamo qualcosa se entrano in gabbia, eh? Così facciamo bella figura. Vai. Pelle, pelle. Bravo Franca, tu catturato un magnifico esemplare di scimmia. Molto difficile prendere queste quadrumane. Io la ringrazio, ma il merito non è solo mio, è anche merito di Filiberto. Filiberto, vieni avanti. Si tira testa. Senti Franco, io volevo ringraziare te per due cose. Prima perché tu fate risparmiare me tempo e denaro. Grazie. E seconda per tua intelligenza animale. Grazie, troppo buono. Io se ho fatto qualcosa l'ho fatto per sua figlia Frida. Senti Franco, come fare? Come fare tu per parlare con scimpanzo? Semplicissimo. Filiberto! Cosa ha detto? Gli ho detto che stiamo parlando di lui e che ne stiamo parlando molto bene. Ah, un'altra cosa, ma tu parlare solo con scimpanzo? No, no, io parlo anche con i cavalli. Molto bene. Ah, senti Franco, io voglio dire una cosa. Io ho preparato per te carta. E perché? Per prendere l'elefante. Lo deve incartare. Senti Franco, io vorrei un tuo parere per questo mio progetto di trappola. Molto bello questo progetto, però io non ci capisco niente. Facciamoglielo vedere a Filiberto. Meglio guardare. Filiberto, guarda. A me.
Cosa tetta? Ha detto che è un casino e non ci capisce niente. Signorina Frida, vedo che sa fare anche la casalinga. Beato quell'uomo che la sposa. L'uomo che io sposerò dovrà essere un tipo eccezionale. Sono io. Dovrà essere molto alto. Sono io. Con i capelli ricci. Sono io. E con i muscoli delle braccia grossi così. Non sono io. Ma forse l'uomo che voglio io non esiste. O chissà dov'è. Quest'uomo lei ce l'ha davanti agli occhi e non se ne accorge. Frida, noi siamo come Giulietta e Romeo. Lei alla finestra e io sotto il Verone di Verona. Allora Romeo deve aiutare Giulietta. Che devo fare? Giulietta ha lavato la sua biancheria. Sì. La biancheria si deve asciugare. Sì. Allora tu devi fare un favore a Giulietta. Sì. Devo stendere il mio piccolo bucato. Ti prego, prendi quella corda per me. Subito, dolcezza mia. Brava, tu catturata serpente rarissima, molto velenosa. Grazie, grazie amica mia per questa serpente, tu molto coraggiosa. Oh, grande serpente, grande meraviglia, grande valore. Filiberto, lascia stare quella scimmia. Non è un cono gelato. Filiberto, vieni qua, vieni. Non mi lasciare la barba in faccia. Oh! È la seconda volta che ti vedo fare il cascamorto vicino a quella scimmiaccia da quattro soldi. E fammi bene la barba! La dico io, non te la potevi scegliere più seria. Di buona famiglia. No, della prima scimmia che si mette a spulciare il primo scimmiotto che vede. E poi si mette a parlare di matrimonio. Ma non mi fare ridere. L'hai vista appena una volta. Prende il rasoio. E non può bottare. Non può bottare. Io a te non ti capisco più, sai. Hai perduto la testa. Sì, borbotta, borbotta. Ma quale geloso? Ma tu pensi che io sono geloso di te? Io lo faccio per il tuo bene. Devi sposare una scimmia del tuo pari. Qua, qua che c'è un pelo. Fammi il contropelo. Ma che fai ora? Un'altra volta la testa, Verdi. Non devi pensare più a lei. Devi pensare a me. A me. E ora che fai? Che butto tutto nell'acqua. Disgraziato, prima mi devi finire di fare la barba. Disgraziato, non ti capisco più. Ma è possibile che una scimmia deve perdere la testa per una scimmia? Ma tu, tu che hai studiato tanto, che al momento diventavi dottore. Non ti posso vedere più. E adesso che stai... Ma ora come me la sciacquo la faccia? Thank you.
Dove scimmie? Scappate scimmie! Filiberto! Filiberto! Scappate scimpanzo! Franco, Ciccio, presto, snell, snell! Cos'è successo, papà? Scappato Filiberto! No! Che succede? Franco, scappato scimpanzo! Sentite, se voi non trovate Filiberto, io sotterrare voi fino al collo e fare morire in cacca di elefante! Ma no, non facciamo scherzi! Presto, presto, snell, trovare, presto, portatori, prenda, trovare, cercare, sopra alberi, sotto gli scudi, presto, presto! Fermo tutte! Ha lasciato leggi. Una lettera. Cosa dire? Caro Franco, non pensare che io non ti voglia più bene, ma dal momento in cui ho messo piedi in terra africana, ho sentito qualcosa che è cambiato in me. E non appena ho incontrato la mia consimile, l'attrazione per ella è stata più forte della nostra amicizia. Capisci, mi Franco? Con te certe cose non possono accadere. Cosa? Bacioni. Presto, cercare scimpanzo. Sì. Ricordate quello che ho detto. Trovare, sì. Filiberto. Non perdere tempo. Segnali, stiate come noi. Non lo so, bravo. Io perdo un amico. Certo che lo vado a trovare. Filiberto. Filiberto, ciò mio, dove sei? Non ci abbandonare nell'Africa nera, Filiberto! Vieni che non ti faccio niente! Dove sei? Ma dove si sarà cacciato? Che ne so? Forse nell'Africa! Filiberto! 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 Pardon, non volevo disturbare. Filiberto! Scusi! Signor babbuino, ha visto passare uno scimpanzé che somigliava a una scimmia. Salute! Ma io ho l'impressione che giriamo e ci troviamo sempre allo stesso punto. Orizzontarci è difficile. Ho l'impressione che la foresta sarà la nostra tomba. Ci inghiottirà con le sue fauci di morte. E ciò sei pure iettatore. Sì. Io non ce la faccio più, sai che ti dico? Mi riposo un po'. Ecco, mi appoggio all'albero. Oh, che stanchezza. Ceccio, l'albero si muove. Che albero, non vedi che è un elefante? Io non vedo niente, ho fame, sono stanco, ho fame. Non è vero. Come non è vero? La fame non esiste, è una suggestione. Ma non dire stupidaggini. Basta ripetere a se stessi, io non ho fame. E passa la fame, sì, sei sicuro? Sì. Io non ho fame. Bravo. Dammi un piatto di spaghetti. No! Io non ho fame! Io non ho fame! Io non ho fame! Non ho fame. Io non ho fame! Io non ho fame! Oh mein Gott, ich kann nicht feste, das ist ein blödes Schwein! Papà, aspetta almeno ancora un'ora. Impossibile, fra un'ora calare notte e noi dovere subito raggiungere stazione di Kamba per partire per Ngoro Ngoro! Sì, ma quei due poveretti! Quei due non pofaretti, quei due cretini, stupide! E poi senza Filiberta a me non interessa loro. Com, schnell, schnell, presto, portatori, presto, caricare tutto materiale. Avanti, carovana, avanti! Marsch! Ach, mein Gott, was ist? Ach, mein Gott, carovana, avanti, marsch! Mein Gott, mir Kamp. Io non ho fame. Io non ho fame. Come va? Ho fame. Ah, ma allora è una fissazione. Ma quale fissazione, Ciccio? Io non ce la faccio più. Ho fame, mi siedo. Fermo lì. Che c'è? L'uovo. Che fai? Faccio l'uovo. È fatto. Ma come ho fatto? Ci facciamo un frittatone. Ma ci vuole il padellone. Già. Dammelo, Cicciuzzo, me lo mangio subito, ho fame! Che mangi, c'è il guscio. E quando uno ha fame, mangia con guscio. Ascia, dammelo, l'ho fatto io! La sorpresa! Ma che sorpresa, è uno struzzo. Prendilo, ce lo facciamo arrosto. Se lo prendo subito, lasciate prendere, non fare lo struzzo. No, in mezzo alle foglie, no! È scappato. Fai la gallina, struzzo. Ah, già. Struzzino, struzzino, dove sei? Non ti faccio niente, vieni. Pio. Guarda, una macchina. Facciamo l'autostop. Ferma! Stop. Ferma! Signore. Amico, che passa?
Passiamo un guaio se qui nessuno ci tira fuori da questa maledetta giungla. Siamo affamati, appiedati e senza lo struzzo. Ci dia un passaggio? Niente paura. A chi c'è Miguel Berrendero? E chi sarebbe? Miguel! In Africa tutti mi conoscono. Mi chiamano il San Bernardo della giungla. Senta, signor San Giuseppe, ce lo dà questo passaggio, sì o no? Simpatico il digno. Veramente io dovrei andare a Khartoum per una certa partita. Io ho fatto la partita a Khartoum con lui e l'ho perduta. Ce lo dà il passaggio. Vamos, 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 vamos. Fammi posto. Secondo me non vi conviene tornare a Nairobi. È mucho mejor per andare a Ngorongoro prendere l'avione a Douala. Beh, il fatto è che siamo senza soldi. Non avete dinero? Non avete una carta di credito? Io ho una carta di debito con lui. Amigos, siete veramente fortunati. A Douala tengo un amigos direttore di un'agenzia di viaggi aerei. Lui vi darà due biglietti per raggiungere Ngorongoro. Insisto a dire che siamo senza dinero. Non vi preoccupate, amigos. Mi faccio garante io. Pagherete a babbo morto. Ma io sono nato orfano. Che ridere. Nein! Più di $1,000, nein! Ma sono dos hombres muy valientes, colonnello Fontambler. Ma schnell! Prendere denaro, far firmare arruolamento e sparire! Raus! Muchas gracias, colonnello. Muchas gracias. Muchas gracias. Ecco, queste sono le domande. Dovete firmare in calcio. Ma noi non siamo muratori. Che è scritto in francese? Ma che francese? È in lingua locale. E adesso che facciamo? Dovete entrare lì dentro. Troverete un addetto che vi porterà subito all'aeroporto. Grazie. Permette un bacio? Grazie. De nada, amico. De nada. Hasta luego. Grazie. Un brav'uomo quel Berrendero. Gentilissimo. Una persona che non dimenticherò mai. Faccio, poi raggiungete gli altri. Calma, calma, Calimero. Che maniere! E si vede che l'aereo parte subito. Ma io non ho capito perché ci hanno fatto cambiare i vestiti. Ma che ti importa se ci fanno viaggiare gratis? Se qualche soddisfazione bisogna portargliela, no? Bit, compagnon, bit! E queste cosa sono? Precauzioni contro i dirottatori. Ah, ma... Schweig! Presente! Idiot! Ja! Anche lei va all'aeroporto. Aeroport, alles kaputt! Schnell, schnell! Ah, vuole Snerling, quello che ha segnato contro l'Italia in Messico. Senta, la mis... Agora l'ate canone campagne! Ah, dice che la nonna va in campagna. Mi scusi, per l'aeroporto. Ci vuoi con chi noi? Ma da Glaschi, ma come parlano questi? Ma... sentano un'informazione. Ma no, vamos de prisa, ma qui corrono tutti, ma io non ce ne posso. La strada per l'aeroporto. Comando al carbone io. Ma ci posso un vigile urbano? Scusi. Eddie Hop, dove essere aeroporto? Sharap! Ha detto che si trova a Sharap. È lontano. Chiedolo al cieco slovacco, c'ha l'aquila, deve essere il pilota. Mi consente? Posso volere voi? Bisogna partire subito! Via di corsa! Te l'ho detto che questi hanno fretta, andiamo che perdiamo l'aereo. Ci scusi. Grazie del passaggio. Mi scusi, è da qui che parte l'aereo? A terra! Ah, prima a terra e poi ripara. Grazie. Cinelli!
dico, queste hostess dove sono? Quest'aereo fantasma che non si vede. Orriparu! Perché piove? Orriparu! Dobbiamo occupare quella posizione. Che dobbiamo occupare quella posizione? Perché il manan nemico? Ma che il manun nemico? E i nostri compagni alla formazione rosso-blu. Noi apparteniamo ai rosa-nero. Ah, è il gioco del pallone. Forza Palermo! Ti vogliamo in Serie A! Attaccate quella posizione! Fuoco! Orriparu, presto! Ehi, non sparate i mortaretti, se no ci squalificano il campo! Arbe cocornuto! Cezzo! Ci possiamo fare gli spaghetti! Se abbiamo il colapasta! Il colapasta... Cezzo! Mi sparo veramente! Mamma mia! Cezzo! Cezzo! Mi hanno sparato veramente! Erano confettoni! Io lo sospettavo! E cosa credevate? Anche noi spariamo col pive. Le esercitazioni sono come la guerra. La guerra? Sì, signor. La guerra, guerra! Quelli che cadono e quelli che si rialzano. Ma allora è una cosa seria. Ma scusi, ma noi che c'entriamo? Noi dobbiamo partire, abbiamo anche firmato una carta di sbarco. Con quella firma siete legati ai mercenari di Bontemps per 5 anni. 5 anni? Sì. Ma lei scherza? Ma... Bisogna far tacere quei mortali. Li mortai loro. Ma chi è stato? Eccia! Aiuto! Aiuto, non trovo siamo in piena guerra! Non credo più niente! Aiutatemi! Che dobbiamo fare? Mimetizziamoci! E dove? Di là dove ci sono le frasche! Andiamo. Aiutatemi! Dove ci sono le fresche frasche? Aspetta. L'abbiamo scampata bella, caporale! Un colpo di mortaio ha centrato il posto dove eravamo! Maldizione! Senza occhiali sono rovinato! Dove siete? Non vi vedo! Qui, sulla sua sinistra! Dobbiamo ricongiungerci con gli altri, non vedo niente! Guidatemi voi! Ecco, va davanti, non si preoccupa... No, lì c'è... Vado bene così! Così, sempre avanti! Avanti! Sì, vada, si ferma! Dove siete? Non vedo! Dove siete? Maldizione, non vedo niente! Camerati, non ve sento più, rispondetemi! Dove siete? Dove siete? Non ve sento, non vedo! Quella carogna di Parrendero! Quella lurida carogna che ci ha venduti come carni da macello! Non solo carogna, ma anche figlio di carogna! Adesso possiamo fermarci. Per come mi sento i piedi ne abbiamo fatti di chilometri. Sì, lo so. Cerchiamo di orizzontarci. Vediamo. Il nord dov'è? A Milano. Nord. Ovest. Ovest. Est. Est. Non ti muovere, potrebbe saltarci addosso. Ho capito, che dicesti? Chi ci salta addosso? Non ti muovere, potrebbe saltarci addosso! Il sud? No, au! Au! Au, au! Ma che ti fanno dalla paralisi? Ma! Guarda! Leone! Mamma mia! Cezzo! Ferma, non tremare! La mia mira è infallibile, lo ridurrò un colabrodo! Ammazzalo, Ciccio! Ne avessi azzeccato uno! Ma fossero caricati a salve questi? Sì, a salve la carica tua zia! Ma può anche darsi. Vediamo. Credo di no. Ma...
Ciccio, non ce la faccio più. No, non mi sembra l'ora di dire Africa addio. Ho fame, ho sete. Mi siedo, fatemi sedere. Mi siedo. È fatale! È fatale che due poveretti come noi sperduti nell'Africa nera debbano morire di fame e di sete. Corna e ricorna la iella che torna, strilla e dolori per lo iettatore. Ah. Ma che fai, te ne vai? Ma io non mi muovo. Ma quello non è un tronco, eh? È un coccodrillo. Un coccodronco, un troccodranco, un coccodrillo, mamma mia! Ciccio, salvami! Salvami dalle fauci! Fermo! Non senti queste ruggite? Ci deve essere qualche famiglia di leoni. Mamma mia! Per fortuna ho ancora la pistola. Ci mangiano, Ciccio. Fermo, non sparare. Sono due suore e un frate. Santa Maria, madre. Fratelli, ci aiuti. Sono Sor Maria delle suore Pallottine e i fratelli sono loro. Pallottini? Domenicani. Siamo fregati, oggi è sabato, ce ne possiamo andare. Stai fermo. In cosa possiamo esservi utili? Ecco, ci siamo sperduti nell'Africa nera. Le vie dell'Africa sono infinite, fratello. Appunto, giriamo, giriamo e siamo sempre allo stesso punto. Abbiamo fame, siamo assetati. Cibo, cibo, cerchiamo. Sì, un po' di pasta, un po' di pane, qualche fettina di carne. I'm sorry. Ma stiamo rispettando i 40 giorni di digiuno. Volete favorire con noi? Grazie, abbiamo digiunato abbastanza. Possibile che non c'è un posto civile da queste parti? A 20 miglia c'è la Corriera. Ah, siamo vicini a Sanremo. No, siamo a San Romolo. Siamo a San Romolo dei Lebrosi, per grazia di Dio. Dei Lebrosi, dei Lebrosi! Nella boscaglia c'è una strada. Vieni, c'è una strada nel bosco. Il suo nome conosco, puoi conoscerlo tu. Andate con Dio, figliuoli. Fratello? Sorella! Ah, lei, mi scusi, mi rimetto a dormire. In chi sa tafullo sudana li wal in chi duka jogo ado ke wa aniga gal ma hanku shege aniga inta marogo ha wa hawa ma hanku shege aniga. Scusi, vuole ripetere? Aniga wa absana inta marogo ma hanku jogo ma hanku chiga ha wa hanku shege marogo aniga aniga wa baha. Italien? Permette? Ciccio Rapisarda, affari afrosicoli forestali. Fa porco le mani, ah, fa la corriera, mani, faccio catena. Io. Puoi levare la coppa e valigia, so è mio. Oh, pardon, prego. Ciccio. Non sei, vedi che sto con una signora? Ecco i due disertori, prendeteli. Ma, oh, non fateci del male, stiamo aspettando la con permesso. Forza, venga. Voi traditori, ora subito caput. C'è, c'hai i capotti, questo c'è il palo! Al palo no! Al palo no! Andateci al palo nord! Fateci parlare prima col nostro avvocato! Signor Fontamblen! Signor Fontamblen! Nix, avvocato! Codice militare parla chiaro! Acton! Salta la fermata! Accelera! Continua, continua! E i cadaveri? Dove sono i cadaveri? Disertore, fuggite! Der Teufel! Presto cercateli! Schnell raus! Voi tutti!
Calma, calma, un momento di pazienza. Scusi, che è successo? È finita la benzina. Ah! Calma, calma, ancora un po' di pazienza. Tranquilli, ora vediamo. Che si è deciso? Dobbiamo riparare il serbatoio. E ci vuole molto? Due o tre giorni. Ah, siamo inguaiati. Sentite il rumore di una macchina. Che si fa? Faremo l'autostop. Chiezzo! I tedeschi! Mamma mia! Scappa! Imboschiamoci! Se ci prendono ci ammazzano! Forse. Non ce la faccio più. Ci stiamo facendo tutta l'Africa a piedi, dagli Appennini alle Ande. Il guaio è più grosso, è che nella giungla si perde l'orientamento. Vediamo. La strada dovrebbe essere da quella parte. Sì, dividiamoci. Tu fai un giro così, io faccio un giro così e ci troviamo qui. Se ti trovi in pericolo grida aiuto. Sì, sì. Vai. Aiuto! Ciccio! Cicciozzo! Ciccio, cosa è successo? Cicciozzo, come sei diventato piccolo? Ma come hai fatto a cadere così in basso? Fermati! Che c'è? Sono sabbie mobili! Tirami su, presto! E come faccio? Ti tirami qualcosa! E che cosa? Tirami una corda! Vado subito alla fermata, prendo la corriera, vado a Duala, la compro e torno subito. No, imbecille, io fra 5 minuti non ci sono più. Perché c'hai un appuntamento? No, sarò morto. Come faccio, Ciccio, come faccio? Tirami qualcosa che hai addosso. Il fazzoletto. No, la cinghia dei pantaloni. E se mi cadono i pantaloni? Che me ne importa? Ah già, ti salvo. Presto. Resisti. Presto. Resisti, Ciccio. Presto che me ne vado. Ecco, Cicciuzzo, tieni. No, non così. Ma... Disgraziato, non così. Ma me l'hai detto tu. Tirami il capo. Ah, il capo. E se tu non ti spieghi? Presto. Prendi. Ma che fai? Ecco, adesso hai capito tutto. Fermo! Che c'è? Non ti muovere che fai le onde. Bel lavoro che hai fatto, adesso è la fine. Speriamo che questo fango perlomeno mi faccia passare il reumatismo. Se non è inquinato. Che facciamo? Chiama aiuto. Chiama aiuto! E chiamalo tu. Ah no, tu hai una bella voce, ti sentiranno. Ah già, dai, dai. Aiuto! Ritmo. 1, 2, 3, 4. Aiuto! Parata. Aiuto! Aiuto! Sì, aiuto! 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 Sì, aiuto! 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 E non cantare! Aiuto! 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 Ehi, amigos! Amigos! Che succede? Ah, bello cornuto! Tutta colpa vostra se ci troviamo qui. Ah, se la mettete su questo tono, io me ne vado. No, che fa? Se la va, ci lascia qui. No. E io mi ammazzo, fammi uscire. Fammi uscire, che lo ammazzo. Signor Brandero, ci salvi per carità, ci salvi per carità. Lo dobbiamo trattare bene. Certo. Ci scusi, dottore. E va bene. Io vi salvo senza perdere tempo. Non per niente mi chiamano il bagnino della giungla. State tranquilli, sì. State calmi. Aspettate, vado in macchina, vado a prendere un bel pezzo di corda e vi salvo subito. Svelto! Ma dove va? Duala va! Ma come se ne va? Va a pigliare la corda. Ma come facciamo? Io me ne scendo. Ciao, Ciccio. Ciao. Altro che equivoco, voi siete un bel fedentone. Amigos, siamo rimasti che non si doveva hablar più di esto. Per carità, non ne parliamo più. Era solo per precisare. Amigos, cosa ne sapete voi di un povero hombre che ha una moglie e 5 chicos da mantenere? Avevo bisogno di dinero per sfamare la mia famiglia. Allora ho incontrato 2 grossi e stupidos come voi. Grazie, è un dono di natura. E così ne ho approfittato. Beh, poi ci ha salvato, quindi siamo pari. Amigos, donde quiere andare? Lo sa, all'aeroporto di Duala. Vi ci porto subito.
Amigos, eccoci arrivati. E Duala dov'è? Duala è muy lontano, esto es l'aeropuerto. E quelle che sono? Le hostess? Claro, sono le hostess. Dentro il canestro? È per il colore locale. Ah, già è vero, il colore locale. Oh. Hombres, aspettatemi qui. Adesso andrò ad hablar con il capo dell'African Airlines, che è mio amico, per farvi ottenere i due biglietti gratis per raggiungere Douala. Dirò che siete due giornalisti italiani. Lasciate fare al vostro amico Miguel Berrendero, con permesso. Muy bien, Berrendero. Ci ha fatto un brutto scherzo, ma in fondo è un padre di famiglia. Poveretto, è una persona che non dimenticherò mai. Questi dos blancos essere muy, muy gustosos. Ruspantos, de primera qualidad. D'ultima volta datome fregatura, portatomi uomo vecchio. Non buono, troppo duro. Oh, non potuto mangiare. Claro, perché tu fatto arrosto, mentre se sa muy bien che esploratore vecchio fa buono il brodo. Oi, intendemos por estes dos blancos, come mismo voglio quei quattro pezzi di vetro che a te non servono, eh? Quattro. Tu non credere io, fesso. No. Pezzi di vetro stare diamanti, però a noi non servire, guarda. Io dare a te quattro diamanti, che non essere pezzi di vetro. Quello uno, questo due, questo tre e questo quattro. Ma se due uomini bianchi non buono, prossima volta noi fare te arrosto. Non si preoccupe, te ne caras de labbra. Parola di Miguel Berrendero. Saludos. Salud. Ахмун ахсед ахмуха. Ана бастал слухой. Айхна махалана. Мамус, ахмуха. 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 Amigos. Amigos, siete veramente fortunati. Fra un'ora c'è un aereo che parte per Douala. I signori chi sono? I piloti dell'aereo. E quel colore che hanno in faccia? È il colore locale. Eso es. Adios, amigos. Adios, amigos. E nada, nada ringraziamenti. Hasta la vista. Arrivederci. Sempre gentile. Ah, voi altri scusateci se siamo così zozzi, ma abbiamo bisogno di un bel bagno caldo. Ciccio, e poi dicono che i negri sono incivili. Non appena ho espresso il desiderio di fare un bagno, eccoci qui, siamo già in acqua. L'Italia se li sogna questi servizi. Ciccio, sai che ti dico? Che io quasi quasi rimando la partenza. Perché io no? Torre di controllo! Non appena arriva l'aereo lo rispedisco indietro. Faccetta nera, bella africana, ti porteremo in terra siciliana. Quando saremo tutti laggiù, ci mangeremo le banane a cefalù. Ciccio, mi fai il solletico, mi fa no. Ciccio, ma tu hai capito? Lavaggio, ingrassaggio e massaggio. Che civiltà, che civiltà. Come diceva mio nonno, non tutti i mali vengono per nuocere. Tu vedere questi due uomini bianchi essere molto sporchi. Bisognare lavaggio, molto buono, specialmente piedi. E poi massaggio per fare carne tenera. Poi quello magro grigio. Quello più grasso, molto buono per brodo. Tu prepara cerimonia. Molto bene. Aveva ragione tuo nonno. Guarda, non ci danno neanche il tempo di asciugarci che già arriva il cuoco. Buongiorno, signor Damigiano. Lei è una persona molto simpaticissima. Peccato che non parla il siciliano, eh? Tizio, cosa vuoi mangiare? Tutto, basta che non sia pesce. Allora una sogliola per Zizio. Per me un filetto ai ferri con patatine lessate. Zizio ha fatto l'ordinazione al cuoco. Grazie capo. Ah, senta signor Damigiano, non dimentichi il corvo di Salaparuta. Che simpatico! Zizio, ti stanno borotalcando. Ti stanno mettendo il borotalco. Anche a me un po' di borotalco. Anche a me il borotalco.
qua, 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 qua. Ah, 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 nel capezzolino, nel capezzolino. Ah! Mi fanno impazzire! Mi fanno impazzire, Tizio! Damigiana, questa danza trascinante è veramente meravigliosa. Che meraviglia, che colore locale, tradizioni. Quando verrà in Sicilia ricontracambierò. No, questo è un po' più debole, questo. Il signor Damigiano è veramente simpatico, sembra, come si dice, un bonbon alla paglia e cioccolato. Adesso sì. Voleva dire che tutti i mali vengono per cuocere. Signor Damigiano, quel maledetto Berrendero ci ha tradito un'altra volta. Signor Damigiano, io dovrei... No. E se poi il brodo è cattivo? No. Che fa, ve lamentate? Ciccio, questa volta siamo fritti. Che fritti? Qui se c'è un fritto sarò io, tu sarai bollito. Già, è vero, io sono bollito. Signor Cannibalesco, ci mandi a casa. Non siamo buoni. Lasciatemi. Che ve ne fate di me? Io sono tutto fumo e niente arrosto. No! Fermi! Piromani! Io vi denuncio! Addio, Ciccio! È la fine! Filiberto! Filibertozzo mio! Sono io il tuo sanguzzo! E te l'ha dato solo! Tarzan! Il re della giungla! Il Tarzan favoloso! Mi sono spiegato! Don Tarzan, per fortuna che voi sia arrivato al momento giusto, se non rimanevamo annessate per tutta la vita.
Anzi, Ciccio sarebbe arrostato nella griglia. Non me lo ricordare, non mangerò arrosto per tutta la vita. Sì, ed ora abbiamo fretta di ritornare all'accampamento. Una cosa non ho capito. Perché quando è arrivato lei nel campo dei cannibali, tutti si sono messi a pecoroni? Sì. Perché io re della giungla. Ah, Ciccio, hai capito. Lo deve scusare. Erano cannibali monarchici. E come ha fatto a sapere che noi eravamo tra il fuoco e la brace? Tutto merito vostra scimmia, venuta a avvisare voi in pericolo. Ma allora Filiberto non ci ha perduto mai d'occhio. È chiaro. Grazie. Grazie, Filiberto. Senta, noi dobbiamo ringraziarla perché lei ha messo il suo guardaroba a nostra disposizione. Grazie. Ma a questo punto io dico, non ci sarebbe da mettere qualcosa sotto i denti? Sì, Cocco. Mi ha chiamato Cocco? Gentilissimo, Don Tarzan. Grazie. No così. No così. Non è maturo. No così. No così. Le dispiace rompere anche il mio? Sì, certo. Ah, dopo una mangiata del genere, bisogna prendere una coccata d'aria. È tutto merito di Filiberto se siamo ancora vivi. Grazie, Filiberto. Grazie. Con permesso. Prego. Ma dico io, quando si deciderà Don Tarzan a mettere l'ascensore? Non lo sa che abita al 33° ramo? Papà, ti ho preparato il tè. Su, papà, avanti. Bevi il tè e calmati. Questa felena per me, tutta felena. Più grande cacciatore bianca, non catturate nemmeno un gatto cieco. Ah. Molto cattivo questo tè, sa di tabacca. Ultima volta che io vengo a Africa, questa. Io invece qui trascorrerei tutta la mia vita. Dove andate? Niente fuggimento, tornando dietro, portatori, niente cacciotte di Tarzan. Scappano, sono loro. Don Tarzan, siamo arrivati, può scendere, parcheggi qui. Questi due cretini deficienti disgraziati. Adesso farò vedere io cosa dire a questi due. Ah. Dove state voi due tutto questo tempo? Volete far fallire la mia spedizione? E poi cosa fate così vestite e spogliate? Anzi, fortunatamente abbiamo trovato Don Tarzan e ci ha prestato due dei suoi vestiti. Ecco, per cercare Filiberto ci siamo sperduti nella foresta. E ora lo abbiamo portato. È ammogliato. Una bellissima scimmia in attesa di prole. Non se ne deve preoccupare degli assegni familiari. Lui non li pretende. Te ne puoi andare, Filiberto. No, non ti seccare. Io Tarzan. Alto, muscoloso, con i capelli ricci. Io Frida. Tu molto bella. E a questo punto siamo arrivati con l'elefante. Oh, bravo Frank e bravo Ciccio. Voi avete catturato un magnifico esemplare di elefante. Adesso preparare subito gabbia e mettere dentro. No. Ho l'impressione che lei ha preso un granchio. Sì. Cosa granchio? Io conosco bestie, animale. No, lui... Granchio, dire... non proposita. Non facciamo confusione di animali. Tra il granchio e l'elefante c'è una bella differenza. L'elefante è grigio, si vede subito. È giusto, solo che io volevo dire che lei ha preso una cantonata. Ma se mi freccio di tutto questo, io prendere l'elefante e mettere in cappia. No, il signor Tarzan si potrebbe offendere. Si offende. Semmai col tempo possiamo ottenere una dozzina di ippopotami, una dozzina di coccodrilli, una dozzina di scimpanzé. Insomma, 12 di tutto. Lenzuola, camicia da notte. Molto buona questa.
Permette questo ballo. La la risata alla viennese. Ma cosa state fanno? Cosa state fanno? A me piace il tango. Risata argentina. Questo tu chiamato bacio. Nessuno mai dato me bacio. Per baciarsi bisogna essere innamorati. E io sono molto innamorata di te, Tarzan. Ti ho sempre sognato. Cosa vuol dire innamorato? Quando si ha piacere di baciare una persona. Allora io molto innamorato. Ancora. Cosa significa Tarzan? Re della giungla. E se tu vuoi, puoi essere la regina. Connor! Filiberto, che c'è? Oh! Signor Kreuter. Cosa? Gli devo dare una cattiva notizia. Cosa? Sua figlia Frida, se ne fu io. Non mi dite questa. Sì, è scappata. Non mi dite questa. Frida, Frida, cosa ha fatto? L'ha fredata. Torna, piccina mia. Torna dal tuo papà. Come fata? Come fata? Dove è andato Filiberto? Scappato scimpanzo. Anche lui il richiamo della foresta. Bisogna riprendere Frida, bisogna riprendere Filiberto. Bisogna disfare accampamento e chiamare portatore. Mi dispiace, signor Crowser, ma anche i portatori sono andati via. Sì, non appena hanno visto Tarzan sono scappati. Ah già, questo è vero. Io adesso rimembranze, scappato con quel troclotite di Tarzan. Oh, come fare per smontare accampamento in giungla adesso? Io molto disperatamente. Come fate? Come fate? Come la fata turchina. Soli, sperduti nell'Africa nera, senza un aiuto. Se porti anche la mia parte di materiale, ti abbuono i 28 milioni e strappo le cambiali. Senta, se tu porti la mia parte, io ti firmo una cambiale di 56 milioni. Signor Crowser, non si potrebbe fare una tappa? Tappiamo, signor Crowser. Fa bene, fa bene. Carovana! Hold! Giù la gabbia. Dammi una mano. Dammi una mano. Aspetta. Dammi una mano. Adagio! Adagio! Acqua! 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 Cosa fare? Cosa fare? Fermi! Acqua. Non bere! Fermi! Acqua. Fermi! Fermi! Quest'acqua non potabile! Fare venire diarrea! E che significa? Cacarella! La cacchi... Andiamo su, non perdiamo tempo! Presto, su, andiamo! Tra poco fare notte! Accampiamo qui su! Fare presto! Che fare notte fra poco! Presto, radunare portatori! Portare tende, accampare qui, andare a prendere materiale, radunare, preparare, mangiare, portare scatolame, accendere fuoco, piantate tendamente qui, mettere bene puntelli in terreno, senza perdere tempo! Su, muoversi, non fare sfaticate, stendere letti in tende! Una tenda qua, una tenda là! Fate bollire acqua! Andiamo, muovete! Signor Flauzer, una volta! Per carità! Una alla volta, per carità, una alla volta, una alla volta. Ha ordini da dare? Thank you.
Carlos, noi assaliti da formiche terribili, terribili termiti, prendere torce, bruciare tutto, formiche mangiare, distruggere materiale, qui come? Bruciare formiche, incendiare tutto il campo, presto! Der Teufel, noi sfortunatissime, accampati in mezzo a termiti! Sì, è vero, sembra la stazione termiti. Più formiche bruciare, più formiche arrivare. Questo reggimento termite attaccare su tutti i fronti. Bisogna sconfiggere formiche nemiche. Forza con fiamma. La fiamma non basta, ci vorrebbe un formichiere d'assalto. Cosa faccio? Ti ho bruciato il mio culo. E per volta c'erano le formiche. E come faccio adesso con tutte bruciate? Bisogna metterlo in acqua. Mettiamoglielo in acqua. Presto, fate come brucia. Brucia. A bagno maria. Brucia tanto. Presto. Che sollevamento. Tutto il mio accampamento è bruciato. Come farà? Presto, fate provvedimento. Provvediamo subito. Ciccio, bisogna soffiarci sopra, cosa si spegne. Ecco. Soffia più forte. Dove è possibile trovare Tarzan? Voi due conoscete indirizzo? No, signor Kreutzer, nemmeno il numero del telefono. Ma com'è possibile trovare una persona girando l'Africa alla cieca? Sì, forse ragione voi. Meglio raggiungere prima città più vicina. Tanto materiale distrutto. Capi bruciate. Tutta mia spedizione è finita in cacca. Signor Kreutzer, si dice pupù. Oh, guardate, un'indicazione. Che c'è scritto? Sarà scritto in cannibale. Wunderbar! Presto, andiamo a Mombasa. Ma sono 243 miglia. 60 miglia al giorno, in 4 giorni noi a rifare. Ma che Kreutzer dice, signor Kreutzer? Ma che ci ha preso per elicotteri? Su, camminare, camminare, presto, camminare. Una macchina. Facciamo l'autostop. Via, voi di là, io di qua. Caramba, chi non muore si rivede. Signor Kreutzer, vuole catturare una iena, eccola qua. Cosa fate voi due, conoscete queste? Via. Questo suino, con la scusa di portarci all'aeroporto, prima ci ha venduto ai mercenari e poi ai cannibali. Signor Kreutzer, vuole essere così gentile a darci una mano ad impiccare questo individuo? Bene. No, no, bruciamolo. No, calma, calma, amigos de mi corazón. È stato todo un equivoco, è stato. Come voi sapete, amici, io sono vedovo e tengo 7 chicos. 7 da sfamare. Ma non erano 5? 2 li ha fatti da solo perché è vedovo. Avevo bisogno di dinero. Ho visto 2 facce. 2 facce da gredini. E ci ha venduti in tutta l'Africa. Incendiamo. No, al fuoco. No. Ma stavolta vi porto donde volete, amigos. A Mombasa. Signor Kreutzer, guardi che questo ci vende ai Mau Mau. Ma no, per carità, ci mancherebbe altro. Vi porto a Mombasa. Parola di Miguel Berrendero. Signor Berrendero, niente parola, perché non è possibile. Perché? Perché la macchina perde uelio. Non è possibile. Perde uelio. Vado a mirar. Vado a mirar, signor. Sotto la muecchina. Perde muerto? Un momentito, amigos. Sto mirando. Ma cosa? Ehi, amigos! Ehi! Puerca vaca! È la prima vez che uno straniero prega Berrendero! Maldita, ferma! La macchina! Questa volta il signor Berrendero lo abbiamo fregato noi. Presto, presto, accelerare, non ti fermare! Fino a Mombasa! Sì, però prima dobbiamo fare il pieno della benzina. Troveremo un distributore. Berrendero non si sarebbe mai azzardato a camminare senza benzina. Speriamo che non siano in sciopero. C'è sempre un grumiro. Volto a destra.
tu, tu, grande capo. Io tuo amico. Tu salvare me? Sì, io ti salvare perché tu servire noi per cena. Tu, buono spagnolo, ruspante. Io brutta, brutta carne, acidi unici, artrite, non buono per rendero, non buono per rendero, non buono per rendero, no! Ma quello, sì, buono per rendero, no! Buono, no, buono per rendero, sì. No! Ah, buono, sì! Benzinaro! Benzinaro! Avevi ragione tu, c'è sciopero, fanno i servizi militari. Mi faccia il pieno, super. Scendete. E perché, scusi? Perché il serbatoio è sotto il sedile. Ah, già, me ne ero dimenticato, siamo in rodaggio. Ciccio, non ci ha riconosciuti. Ho visto, fai l'indifferente. I know lies and a wife. Quanto paga? $1,000,000. È aumentata? Sì, leggermente. Gli dia $1,000,000. $1,000,000? Ma con tanto denaro compra tutta Africa. Lui con tanto denaro comprare tutta Africa. E io mi prendo la macchina. E lui si prende la macchina. Ma questo non possibile. Ma questo non possibile. Ah, no, Compagnon! Compagnon! Un momento. Cosa fate? Voi non potete fare questo, sono questo è mia madre! Questo non potete fare! Voi dove andate? Fermi! No. Io reclamare la macchina! Io non permetto la macchina! Fermo con la macchina! Io non lo so! Io non potete! Io voglio soltanto sapere! Questi ci stanno fucilando! Fucilare noi! Bundeba! Mirare pezza! Ma questo è pazzo! Prega mirare pezza! Chi per la patria muore, campati stai! No! Silenzio voi tre! No! Sono amici, siamo salvi! Veramente un grande piacere! Molto bene, questo mio vecchio amico, noi camerati, combattuti in 100 battaglie sotto stessa bandiera! Ah, noi fratelli! Fratelli bandiera! E dove essere Frida, mia piccola figlioccia, che io ho tenuto tante volte in braccio e fra me addosso per lì? Quanta nostalgia! Non c'è maledizione, non c'è! Me l'ha rapito quel maledetto di Tarzan! Ma ti prego, in nome di nostra vecchia amicizia camerata, ti prego di aiutare me a ritrovarla. Certamente, Otto. Troveremo quel selvaggio bianco, lo ammazzeremo e salveremo Frida. Fucilate questi due e andare subito. Fucilate questi due e andare subito. Voi due. Noi due. Noi due. Ma allora è una fissazione. Ma scusi. Signor Croce, glielo dica lei che siamo alle sue dipendenze. Gli dica di chiudere un occhio. Sette. Fratello mio, in nome di nostra vecchia amicizia, ti prego di salvare la vita a queste due povere creature. Sì. Otto, tu puoi mi chiedere tutto. Oh, sì. No. Tu salvata mia vita in battaglia di Ardenne. Tu chiedere mio sangue, io dire di sì. Questa è amicizia. Tu chiedere mio unico occhio, io dire di sì. Amicizia. Tu chiedere mia casa, io dire di sì. Amicizia. Tu chiedere mio denaro, io dire di sì. Sempre amicizia. Tu chiedere mia moglie, io dire di sì. Queste sono corna. Tu chiedere lasciare vita a questi due, io dire no. No. No! No! E perché? Perché voi disertore! Ma, signor Cloyce! Questa è la legge. Ricordate, l'importante non è morire. L'importante è la salute. John! Schierate il plotone! No! Si gonfia il cesso! No! Sui! No, non si potrebbe rimandare! Non sono pronto! Non di passare! Non mi vorrei confessare! Non ho fatto niente! Ne hai catturato un fifo! Cosa fare con uomini, becca botte di Tarzan? Scappiamo, scappiamo. Qui dietro, sì.
diese große Schwein! Guarda cosa fare di quei soldati! Spara pistola, Seth! Spara pistola! Balza Tarzan! Adesso pensare di... Tarzan, attento! Comandante Fontambler! Ma in effetti, chi è stata? Siamo stati noi, signor Kreuzer! Otto, dove sei? Auguri! Coraggio, non possibile sempre vincere! Ma noi sempre perdere! Scheisse! Ritirata! Schnee! Ritirata! Abbiamo vinto! Ma dove mia figlia Frida? Dove Frida? Frida mia, papà. Mia piccola Frida, dove sei stata tutto questo tempo? Nella giungla. Io amo Tarzan, io voglio sposarlo. Come? Sì, calda nel senso. No, io mai dare consenso a mia figlia per sposare questa selvaggia. Signor Kreuzer, nell'amore non c'è selvaggia. No, io mai dare consenso a sposare queste primitive. Non volere io sposare Frida? Un momento, chi ha detto queste? Con buone maniere ottenere tutte. Vedrà, signor Kreuzer, che non si pentirà. Tra qualche annetto avrà tanti tarzanini che le salteranno sulle ginocchia. E va bene, va bene. Ma mia figlia non può continuare a vivere su alberi. Vuol dire che voi finite con noi in Europa, dove mia figlia può avere tutto quello che civiltà offre. Cosa essere civiltà? Civiltà essere cosa essere civiltà? Che cos'è la civiltà? Io ne ho sentito sempre parlare. Io qualche volta pure. Beh, lasciamo perdere. Io voglio dire comodità. E allora io non più re della giungla? No, ma sarai il re del circo. Sì. Buone queste! Buone, sì, tu fare numero di trapezie e guadagnare tanto denaro. Cosa essere denaro? Ah, questo affare mio. E io niente denaro? Tu fredate, fredate! Tu volere questo? Sì, lo voglio. Tutti verranno a vedere il grande Tarzan. Buon appetito! Presto, 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 dobbiamo partire per Mombasa. Dobbiamo prendere piroscafo, presto, andiamo. Fare presto, su, cercare Filiberte. Schnell, schnell, Franco, sì, andiamo, presto, subito, vado, non perdere tempo. Schnell, andiamo a partire. Signori in carrozza? Signori in carrozza? Se avesse avuto i muscoli. Che c'è? Cosa? Non vieni. Sono dolente disturbarvi, ma purtroppo dobbiamo partire. Si parte! Presto, presto, Franco, non perdere tempo, perché lo scafo deve partire. Filiberto, perché non vuoi venire? Ah, ho capito. C'hai tua moglie in stato interessante, eh? Capisco, capisco. Cosa dici? Che vuoi rimanere? Va bene, rimane, rimane. Non c'è bisogno di fare così. Me ne vado io, sì, me ne vado io. Va bene, se maschio lo chiamerai Ciccio, va bene. Però io al battesimo non ci posso venire. Anzi, sai che ti dico? Che ti saluto. Me ne vado. Ciao. 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 Dammi un bacetto. Qui, qui. Franca, fai presto. Ciao. Addio. Addio. Mi dispiace, ma Filiberto questa volta non viene. Dice che lo abbiamo già pregato la prima volta con la civiltà. Direzione Mombasa, carovana avanti! Marsh! Avanti, carovana! Aspetta, ma allora ce l'avete con me! Catturate pelve, ma porto Tarzan grande circa per fare molte denaro. Queste sì, queste sì. Stai ancora guardando Filiberto? Eravamo come fratelli. Eccolo, eccolo col fazzoletto in mano. Sì, ci sta salutando. Filiberto, Filibertuccio mio. Guardalo, guardalo. Lo vedi, col fazzoletto mio? Effettivamente sta soffrendo come te. Non me ne parlare. Eh sì, caro mio,
La civiltà ci ha ripreso con i suoi artigli di ferro. Sì, 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 Ciccio, sì. Stiamo lasciando la giungla d'Africa per prendere la giungla d'asfalto. Sì, sì, sì. Dovremo lavorare dalla mattina alla sera per sbarcare il lunario. Sì, sì, Ciccio, sì. E mi dovrai dare i 28 milioni che mi devi. No, no, non te li do, Ciccio, no, no, non te li do, Ciccio, non te li do, non te li do, non te li do. Guarda la civiltà come ha ridotto il nostro Tarzan. Ma che cos'hai, Tarzan? Perché sei così insofferente? Tarzan sempre è stato nudo, non può vivere con questo addosso. Povero Tarzan, sembra un pallone gonfiato. Ti prego, sta calmo, vieni. Poverino. E ancora non sa quello che l'aspetta. Lui che era abituato nella giungla a librarsi nell'aria. E passava da una liana all'altra. Invece ora nella nostra civiltà in città che camminerà sui tetti delle macchine e farà... E la gente risponde... Tu mi capisci? Abituato a respirare aria pura, respirerà gas di automobili. Sarà un gassato come noi. Guadagnerà tanti soldi, ma pagherà tante tasse. Questo è vero, Ciccio. E non appena arriveremo sono sicuro che lo preleveranno e gli faranno fare 18 mesi di naia. Gli daranno un moschetto e gli diranno: atti, dietro, frum, petti in fuori, avanti, marsh, di corsa. Un, due, dietro, frum, avanti, marsh, al riposo, fianco sinistro, tutto questo. Franco. Eh? Allora quello che dire voi, tutto vero? Tarzan, purtroppo è vero. E l'esempio ce l'abbiamo qui. Guardalo, era più alto di te, più forte di te, più bello di te. Guarda cosa ne ha fatto la civiltà, come lo ha ridotto. Ti prego, non ricordarmi il mio fisico. Scusami, Ciccio, ho dovuto dirlo. Allora civiltà non buona, Tarzan tornare in giungla. Ma Tarzan, aspetta, cosa fai? Se tu amare me, venire in giungla. Ma... Ciccio, Tarzan se ne va. Imitiamolo. Dici? Sì. E che aspettiamo? Andiamo, andiamo. Filiberto. Ciccio, presto! Ciccio, non farti vedere! Stai attento, i pesci moriranno di paura! Tarzan! Tarzan! Frida, tu compagna di Tarzan? Sì. Tarzan, stiamo arrivando! Frida! Frida, mia piccola! Vieni su! Dove vai, tutta nuda? Ciccio, ora che ricordo, non so nuotare. Guarda, quel stupido di Franca non sa neanche nuotatura. Come fata? Prendi ciambellana. Sì, ma non tutte le ciambelle riescono col buco. E in questa c'è. Viste mia figlia Frida? Preferita Africa nera. E voi? Io Europa bianca. Dal mio cuore prediletto, Filiberto, Filiberto, voglio venire in Africa con te. Oh Filiberto, non farti ingannare anche tu dal mondo detto civile che vive qua giù, qua dove se hai fortuna tutti ti battono le mani. Ma quando poi ti va male ti fanno così. Io resto qui con te. Quelle ti giuro son bestie, più bestie di te. Filiberto, Filiberto, se non mi ascolti io ti vengo matto. Filiberto, Filiberto, quel mondo lo conosco più di te. Oh Filiberto, lo sai, per capirti di più ho imparato a parlare la lingua che hai tu. Non t'ho insegnato la mia perché è troppo bestiale. Lo sa la gente civile per farti così. Io vengo via con te. Queste ti giuro sono bestie, più bestie di te. Queste ti giuro sono bestie, più bestie di te.